Siano lodati Gesù e Maria. Oggi è venerdì, fratelli e sorelle carissimi, per la precisione è anche il primo venerdì del mese. Sapete che il venerdì è uno dei giorni penitenziali della Chiesa. I giorni penitenziali della Chiesa sono appunto il venerdì, in ricordo del giorno in cui nostro Signore è morto, e il mercoledì, il quarto e il sesto giorno della settimana. Mercoledì in ricordo del giorno in cui Gesù è stato venduto, mercoledì è il giorno in cui Giuda è andato a vendere Gesù. Sapete che anticamente, fino al sesto secolo, se non ricordo male, nel quarto e sesto giorno si digiunava, tutti i cristiani, non soltanto quelli che erano devoti. Un tempo, diceva San Giovanni Paolo II, questa santa, importantissima e potentissima pratica ascetica era molto più praticata. Oggi purtroppo, anche per la mitigazione della disciplina della Chiesa, è andata un pochino scemando, e questo non è un bene. Gesù dice chiaramente nel Vangelo che per combattere, per vincere il diavolo ci vuole tanta preghiera, ma ci vuole uno di più, cioè tutte e due le cose. Qui in questo brano abbiamo visto che Gesù dà un senso nuovo al digiuno che non c'era nell'Antico Testamento, cioè il digiuno è anche l'espressione del desiderio ardente di Gesù. Oggi è il primo venerdì del mese, no? Sapete che Gesù si è lamentato che molti suoi discepoli non se lo fidano proprio contro lui, parole proprio oltraggi, sapete, legge differenze. Noi non ci pensiamo, no? Noi siamo in un contesto non solo qui nel nostro splendido paese, questo è abbastanza generalizzato, no? Oggi Gesù è poco combattuto, meno rispetto a quel tempo, oggi non se lo fida proprio nessuno. E proprio immaginate, insomma, con tutto il carico d'amore che lui ha nei nostri confronti, avere come ricambio il cielo della freddezza, capite? Allora Gesù dice, non si digiuna quando lo sposo è con gli invitati a nozze, ma quando me ne vado. Cioè, il digiuno cristiano, oltre che un strumento di espiazione, per impetrare le grazie, appunto per combattere il diavolo, c'è anche questa cosa. Io sto dicendo a Gesù, guarda, io desidero talmente tanto stare con te, che non mangio, capito? Cioè, è più importante stare con te che mangiare, questo è quello che sta dicendo Gesù, capito? Quanto è bello... Capite? Perché in forza dell'amore, ma io sto pure 40 giorni senza mangiare. Cioè, capite? Se tu vieni a consolarmi, se mi visiti nella preghiera, se mi fai una bella comunione, poi non mangio, d'accordo? È più importante, sei più importante tu. Ecco, questo è il senso proprio bello e profondo del digiuno cristiano, che peraltro ottimamente si inserisce nel primo venerdì del mese. Solo un altro piccolo pensierino sulla prima lettura, vedete che qui San Paolo fa un po' una ringa difensiva. Vi ricordate i giorni scorsi, no? Io sono d'Apollo, io sono di Paolo, io sono di Pietro, eccetera, eccetera, no? E poi ho detto che qualcuno su San Paolo c'aveva molto da dire. si coglie nelle sue lettere, chiacchierava con San Paolo. C'era chi diceva che quando parlava era un pochino incerto, perché sembra che non fosse un grande retore, non era molto eloquente come invece Apollo. E qualcun altro se la pure prendeva male perché era un po' troppo rigido, e quando andava nelle cose era troppo severo. Qualcun altro diceva che a volte faceva qualche preferenza, stavano sempre alla cosa, era una cosa antica. E vedete qui San Paolo però fa una ringa che è anche un'ammonizione. Dice, fratelli, ognuno ci consideri come ministri di Cristo, la prima cosa. Quindi il rispetto, cioè io sono ministro di Cristo. Sapete che nel corso della lezione della Chiesa stavo detto, ma questo non lo dico perché io sono prete, d'accordo? Lo dico perché è così, perché vale anche per me quando parlo degli altri preti o dei vescovi, capite? T'attento prima di aprire bocca sul ministro, perché lui è un ministro di Cristo. Il ministro di Cristo vuol dire che il ministro di Cristo li giudica soltanto Gesù Cristo, non vuole che gli altri aprano bocca, cioè, è amministratore dei misteri di Dio. Poi continua, a me poco importa, sentite che dice, di venire giudicato da voi o da un consesso umano. E nemmeno io giudico me stesso. Qui guardate che dice una cosa molto bella, ce la dobbiamo ricordare. Perché se anche non sono consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificato. Quante volte noi non siamo consapevoli delle cose che combiniamo, no? Voi sapete che noi non dobbiamo mai pensare di non aver fatto peccati, anche se la nostra coscienza non ci rimprovera nulla. Ma dobbiamo pensare, mettere il Signore, Signore mio, guarda quanto sono cieco, io sicuramente ho fatto tante cose che non ti piacciono e non me ne rendo conto, perché questa è la verità. Quando San Paolo dice, se non sono consapevole di colpa alcuna, chi ti ha detto che tu sei giusto davanti a Dio? Sei sicuro? E
E se apparisse il nostro Signore e dicesse: guarda che tu non te ne accorgi, ma hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto questo, che gli vai a raccontare? Cioè, perché la Chiesa appena comincia la messa, confesso Dio onnipotente con molto peccato, se ti sei confessato 5 minuti prima lo devi dire, confesso quando lo sono appena confessato, ma ci sono una montagna di cose che non ci rendiamo conto, capite? Poi la prova di questo è che quando siamo vicini a Gesù, lui piano piano, sempre con molta dolcezza, ce ne fa accorgere delle cose per il nostro bene, perché possiamo camminare verso la santità, no? E poi però conclude: il mio giudice è il Signore. Questo anche dovremmo dire tutti noi, non per essere superbi, ma perché noi non dobbiamo temere quello che le persone dicono di noi, noi dobbiamo temere quello che Dio pensa di noi. Nell'imitazione di Cristo, una frase che amava anche San Francesco, c'è scritta questa cosa, che è una delle frasi da ricordare. La frase dice così: ricordati, figlio mio, che se tutto il mondo pensa male di te e parla male di te, ma tu sei buono e Dio lo sa e pensa bene di te, tu buono rimani. E se tutto il mondo dice bene di te, ti è venuto gli applausi di questo mondo e ti porta in palma di mano, ma Dio che vede il tuo cuore sa che tu sei cattivo, tu cattivo rimani. E conclude: perché tanto ciascuno vale agli occhi di Dio e tanto egli è niente di più. Quindi anche quando sentiamo le chiacchiere, io la vita che sento chiacchiere sul conto mio, capite? Quando sentiamo una chiacchiera, noi non dobbiamo preoccuparci di essere chiacchierati, però dobbiamo andare davanti al tabernacolo e dire: beh, ho sentito questa chiacchiera, io la faccio questa cosa oppure no? Davanti a Gesù non lo sa nessuno, non lo deve sapere nessuno. Se davanti a Gesù dici: beh, sono un po' cattivelli che fanno le chiacchiere, però tutti i torti non ce l'hanno, beh, correggiti, ma perché è una cosa che non funziona davanti a Gesù, non perché chiacchierano. E se dici: oh Signore mio, gli sento sta cosa, a me mi sembra di no, però chissà mai, forse che non sono consapevole, se ce l'ho fammelo vedere, se non ce l'ho perdoniamo, saranno caluni e non ci facciamo. L'importante è che per te non ci stanno problemi. Questo è molto importante per noi, perché a chi dovremmo dare conto alla fine della vita non è a Tizio, Caio, a Sempronio, capite? Manca a Vescovo e al Papa, d'accordo? Per dire, ma è a Gesù Cristo, è a Lui che dovremmo rendere conto di quello che abbiamo fatto. E poi San Paolo dice un'altra cosa e conclude. Vedete come spazzano per bene con quattro righe, eh? Cioè, non vogliate giudicare nulla prima del tempo, finché venga il Signore. Sentite cosa dice: egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà l'intenzione dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Metti caso, voi sapete che intanto facciamo, sapete a Padre Pio quante gliel'hanno dette i suoi nemici, tutti i colori. E secondo voi Padre Pio era uno che doveva dire qualcosa? E quindi quando sono nati dall'altro mondo, il nostro Signore, che sapete che succede quando era l'altro mondo, no? Hai parlato male con Padre Pio, vieni, vieni. Dio c'ha un libro, capite? Aperto, dove ti può far vedere le opere di tutti gli uomini e tutti i tempi. Dice: tu hai pensato male di questo, guarda, questo era stigmatizzato, lo sai che quelle stigma di quando pregava pure per te per la conversione tua, mentre tu gli stai sparlando dietro, e che non andava a raccontare il nostro Signore? Capite? Noi bisogna pensarci. È meglio, quando vediamo qualche cosa che non funziona, è meglio sempre starsi zitti. Perché se poi ti sbagli e vai a attaccare o a perseguitare la persona sbagliata, poi ci pensa il nostro Signore. Io, durante questa giornata, poi ho evocato un proverbio di un mio caro amico prete: Dio giustizia la fa sempre nell'altro mondo, qualche volta pure in questo mondo. Quindi, come dice il proverbio, un bel tacere non fu mai scritto. Noi non giudichiamo mai, non stiamo a guardare le colpe del prossimo. Sapete che ho sentito un altro via di Papa Francesco, dice: ah, da come si vedono certe cose, da come si vede una persona lontana da Dio, sta sempre a guardare i peccati degli altri, a parlare dei peccati degli altri, parla poco, guarda poco i propri, pensa poco ai propri. Noi dobbiamo pensare molto ai nostri e poco a quelli degli altri. Invece dobbiamo essere attenti a riconoscere i pregi degli altri. Guarda quanto ha fatto bene questa cosa, guarda quanto ha detto bene quest'altra cosa, capito? Perché il giusto cosa fa? Guarda i peccati propri e i pregi degli altri. Invece il peccatore che fa? Guarda i peccati degli altri e pensa ad avere i pregi propri. Noi non possiamo vivere così. Chiediamo alla Madonna che ci doni questa sapienza e soprattutto questa coscienza. Noi dobbiamo cercare la lode che viene da Dio,
e non quella che viene dagli uomini. E non dobbiamo andarci a picciare negli affari altrui, lasciando che sia Dio a giudicare e a correggere eventuali pecche dei prossimi. Siamo lodati Gesù e Maria.